Ciao a tutti, eccomi tornata. Sono stata via per 2 o 3 giorni perché queste erano un po' le mie ferie estive, purtroppo non andrò più da nessun'altra parte. Vi dico subito una news prima di farvi il video appunto di questo ordine che ho fatto da questo sito di cui adesso vi parlo. La news è questa, ovvero che mi sposo. E mi sposo fra un annetto, ho già fissato la data ed è il 9 di maggio dell'anno prossimo. Sono felicissima perché non vedevo l'ora. Io e il mio amoroso stiamo insieme da una vita, stiamo insieme da 13 anni praticamente, quindi era anche ora e sono felicissima, contentissima. Gioite con me, niente, vi aggiornerò piano piano sulle cose che sto facendo. C'è un casino di roba da fare, mamma mia. Vabbè, niente, spero che siate contente per me. Bando alle ciance della mia vita privata, vi parlo di questo sito qua da cui ho ordinato, che tra l'altro è un sito che avevo visto in un video di una delle due sorelle che hanno il canale qua su YouTube che si chiamano Colors and Colors Makeup, che sono Alessandra e Federica. Il video l'avevo visto, mi sembra, da Federica. Niente, quando l'ho visto ho detto, boh, ok, devo assolutamente ordinare anch'io perché è un sito americano in cui c'è la NYX. Che è una marca che io non ho mai trovato da nessuna parte, che mi ha sempre incuriosito tanto, e quindi ho detto, boh, la devo assolutamente fare un ordine anch'io. Il nome del sito da cui appunto abbiamo fatto l'ordine sia io che lei, insomma, si chiama Sherry Culture, così spero che si pronunci giusto, .com, ve lo lascio comunque giù nell'info box, vi lascio anche poi tutti i link delle cose che ho preso. Ci ha messo un pochino ad arrivare, perché io ho fatto l'ordine il 22 di maggio. E tra l'altro l'ordine non era tracciabile e mi è arrivato esattamente il 13 di giugno, quindi quasi 3 settimane tutte c'era messe. Invece avevo sentito appunto da Federica che lei aveva ordinato e il pacco le era arrivato in 1 settimana, quindi mi ero un po' preoccupata, però poi le cose sono arrivate impacchettate bene. Nel pacco però non c'era la fattura, però comunque mi sono arrivate le mail con le cose che ho ordinato e i vari prezzi, quindi ve li dico. Allora, appunto, vi dico, in questo sito c'era la NYX e quindi ho preso un po' di cosine della NYX, ma un altro prodotto che volevo assolutamente e che casualmente c'era in questo sito, perché questo sito oltre alla NYX ha altre tantissime altre marche, tante praticamente la maggior parte io non le conoscevo sinceramente. Però anche questa marca che invece conoscevo tra il sì e no, che è Milani, e avevo visto un video di una ragazza americana poco tempo fa che si chiama Holly Marie qualcosa, non mi ricordo, che aveva fatto vedere questo lip balm, questo no, rossetto liquido, chiamiamolo appunto, della Milani, che è quello che ho su adesso, che mi ha fatto veramente impazzire. Cioè, quando l'ho visto in questo video ho fatto così. Lo voglio assolutamente e casualmente appunto c'era questa marca in questo sito, quindi l'ho preso, ve lo faccio vedere subito. L'ho pagato esattamente $6,50. Ah, ecco, un'altra cosa di questo sito ha le spese di spedizione un po' alte. Io le spese di spedizione erano sui 12 dollari, quindi vabbè, prima dell'America, insomma, ci può stare. Provate magari ad accumulare un po' di prodottini, a fare poi un ordine con qualche altra vostra amica, così ammortizzate un po' le spese. Io volevo assolutamente queste cose, quindi le ho prese lo stesso, anche se le spese erano alte. Vabbè, comunque, il rossetto è questo, appunto, di questa marca Milani. È un Lip Intense Liquid Color e la colorazione è 04 Velvet, no, scusate, 04 Violet Addict. Ed è appunto questo che ho su adesso, cioè è qualcosa di spettacolare, super mega pigmentato di questo colore che mi piace un casino, che è il famoso Radiant Orchid che va di moda adesso, appunto questo violetto spento, mi fa veramente impazzire. Non so se in telecamera rende bene, ma fidatevi che dal vivo è fantastico. Vediamo se magari facendovi uno sboccino riesco a farvelo vedere meglio. Cioè, cosa non è? È spettacolare. C'è dentro veramente poco, devo dire, perché è piccolo, ce ne sono dentro 6 ml, proprio piccolo piccolo, però vabbè, magari è anche un colore che va di moda quest'anno, poi non va di moda più, quindi ci può anche stare. Poi faccio vedere un'altra cosina che ho preso, che non c'entra niente con la NYX, sempre per, insomma, rimpinguare un po' l'ordine. Ho preso questa matitona viola di questa marca qua, che è Giordana. Che è una marca che assolutamente non so.
che è una marca che assolutamente non so che marca sia, sempre americana, questo appunto matitone Made to Last Eyeshadow Pencil. Qui lo vedete un po' più viola di quello che è, perché io sono sempre alla ricerca di matite viola, matitoni viola, perché non trovo mai niente che mi piace sul viola. E questo devo dire che comunque è un bel viola, è sempre un po' pieno di glitterozzi, non è che mi faccia proprio impazzire la cosa, però è bello scrivente. Questo l'ho pagato veramente veramente poco, l'ho pagato 4 dollari, quindi ci può stare. Ma perché continuo a uscire che devo vedere i prezzi? Poi, vabbè, passiamo alle cosine della NYX. Ho preso questi due soft lip cream, sì, si chiamano così, soft matte lip cream, eccoli qua. Li ho pagati 6 dollari e dentro hanno 8 ml di prodotto. Allora, li ho provati un po'. Per questo qui chiaro, sicuramente quello che vi devo dire è che ci vuole un bello scrub sul delle labbra, perché se no vi si vedono le pellicine. Però, vabbè, vi parlo prima di questo allora, che è esattamente il color Buenos Aires. Il colore è questo, ve lo faccio vedere così, visto che siamo già zoomate. Vedete che appunto è matte, senza perle sciuinze, sul rosa pescato, molto 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 bello. E tra l'altro hanno un profumo di caramella, no, di dolcetto caramella, che è veramente spaziale, troppo troppo buono. Niente, sono delle specie di rossetti liquidi, però in questo caso matte, appunto io ne ho presi due matte, c'erano poi anche tantissimi di quelli invece un po' più lucidi, sempre sì, con il packaging simile a questo, che però non mi ricordo come si chiamano, forse lip cream o qualcosa del genere, che appunto sono praticamente identici ma più cremosi. Appunto hanno questo profumo buonissimo, questo è un colore fantastico, però vi ripeto, ci vuole uno scrub delle labbra veramente fatto bene, perché sennò si vedono le pellicine. Però a differenza di tanti altri color pesca, diciamo, che ho io, questo veramente vi tinge le labbra, questo vi copre il colore delle vostre labbra, si vede veramente tanto, e quindi questa è una cosa che mi piace molto, perché io difficilmente trovo un rossetto di questo colore così bello, così intenso, che mi copra bene e che non lasci vedere, non lasci intravedere sotto il colore delle mie labbra, che sono un po' scure. Quindi per questo sono molto molto contenta, però vi ripeto, ci vuole veramente un bello scrub, perché sennò vi fa vedere le pellicine. Un'altra cosa che vi devo dire è che i colori che si vedono sul sito non sono molto molto attendibili. Infatti io questo qua, per esempio, quest'altro che ho preso, che è esattamente il color Addis Ababa, cioè è impronunciabile. Eccolo qui, è un po' impronunciabile, quindi ve lo faccio vedere che forse capite meglio. Vi faccio vedere lo swatchino. È questo qui, un fucsia. Pux. E niente, di questo qua praticamente cosa vi devo dire? Allora, vederlo così sembra veramente un colore sparaflesciato bellissimo. Sul sito però in realtà a me sembrava un altro colore, vi dico la sincera verità. Mi sembrava un po' più sul rossiccio, invece quando mi è arrivato era proprio di questo fucsia. E mi spiace, perché comunque io di fucsia così ne ho abbastanza, quindi potevo anche farne a meno. Volevo prendere dei colori un po' più particolari, tipo vabbè, questo qua che ho su, che è spettacolare. E oltretutto di questo vi devo dire che sì, vi tinge le labbra come quell'altro comunque, quindi il colore vi rimane, però non ha una scrivenza particolarmente potente, cioè è un po' smortino, non è proprio di quelli super mega pigmentati come piacciono a me. Infatti per questo non mi fa impazzire, però devo dire che ha una bella durata. E un'altra cosa che ho preso della NYX, che volevo da un sacco di tempo e che penso che chiunque faccia un ordine NYX non può non prenderlo, è un blushino. Questo blush l'ho pagato, che vabbè, praticamente è il packaging che hanno tutti i blush della NYX, ci sono un sacco di colorazioni. E la mia colorazione è la Borgios Pig, PB28 Borgios Pig, ed ho pagato 5 dollari. Allora, anche questo stessa cosa, nel senso che il colore mi sembrava un po' diverso da quello che poi in realtà mi è arrivato. È praticamente un rosa, un fucsia, un po'
non sparaflesciatissimo, ma senza glitter, perché è proprio matte. È questo qui. Vediamo se riesco a farvelo vedere da qualche parte, però vabbè. È questo qui. Quindi è un classico rosa che io comunque, vabbè, proprio così non ce l'ho, però ne ho uno molto simile della Sephora, un po' più sul pescato. E niente, mi sembrava un colore anche questo abbastanza diverso, quindi vi consiglio, se volete fare un ordine da questo sito, soprattutto della NYX, cercate magari qualche swatch in internet un po' più fedele, perché le colorazioni che vedete lì non sono molto fedeli, sia dei blush che appunto anche dei rossetti, che ha una scrivenza paurosa e una tenuta paurosa, quindi sono molto contenta di averlo, ma devo dire la sincera verità, l'ho preso soprattutto per il packaging, perché questa scatolina di questi blush della NYX mi fa veramente impazzire. Poi io comunque di blush non ne compro praticamente quasi mai, non so se notate, ma nei miei video non ce ne sono quasi mai di blush, io ne ho abbastanza pochi relativamente rispetto per esempio a quanti rossetti ho, i blush sono veramente pochi. Niente, il mio ordine in realtà è finito qua perché ho preso proprio poche cose, perché appunto essendoci le spese di spedizione così alte non ho voluto esagerare. Però comunque è un sito che vi consiglio perché è un sito americano che ha delle marche che noi non conosciamo o che comunque non riusciamo a reperire qui da noi, che comunque spedisce anche in Italia, quindi ve lo consiglio. Niente, vi mando tantissimi baci, vi ringrazio per aver guardato questo video, spero vi abbiate avuto compagnia e alla prossima. Ciao ciao!